Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi parleremo del sorteggio dei gironi di Champions che c'è stato ieri, che ha visto il nostro amato Milan finire nel girone B con Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Prima di cominciare ragazzi vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie riguardanti il Milan. In descrizione i link dei vari profili social di Milan Inside e vi ricordo che c'è anche il sito internet in continuo aggiornamento con notizie sempre fresche. Girone Champions, girone B, pieno di storia, pieno di corsi e ricorsi storici per il nostro Milan. Girone tosto, difficile, è inutile negarlo, però per questo anche stimolante. Un girone che vede giusto appunto l'Atletico Madrid, squadra del Cholo Simeone, 4-4-2 solidissimo, che fa della fase difensiva la sua arma migliore. Una squadra che però anche in avanti ha gente non valida, di più gente forte come Suarez, come Felix, come Correa, come De Paul, nuovo arrivato, è stato un nostro obiettivo purtroppo sfumato, ed è una squadra che è forte, non si può dire il contrario. Però è una squadra che ha un punto debole. Non so per quale ragionamento, per quale meccanismo, però è una squadra che, se andiamo a vedere i risultati in Champions, soprattutto poi nella fase di eliminazione diretta, ma anche nel girone stesso, tende a costruire le proprie fortune in casa. In casa è raro che non facciano bottino pieno, mentre fuori casa è come se facessero il compitino, vogliamo metterla così. Basta ricordare 2 anni fa o 3 la partita con la Juve, 2-0 in casa, Atletico strepitoso, forse avrebbe meritato anche di più. Al ritorno squadra annichilita dalla Juve, inesistente, non hanno fatto un tiro in porta. È una cosa che si ripete spesso. È stimolante anche con l'Atletico perché è stata l'ultima squadra che abbiamo affrontato in Champions prima di praticamente non andarci per 7 anni. Quel famoso incrocio con l'Atletico finito 1-0 a San Siro con gol di Diego Costa dopo una partita, me la ricordo ancora, cioè Courtois, l'allora portiere dell'Atletico, fece miracoli, pali, traverse, loro fecero un tiro, un gol. Al ritorno poi si era aperta una mezza, dopo il vantaggio dell'Atletico, si era aperta una mezza speranza con il gol dell'1-1 di Kakà, però poi vinsero loro 3-1 e finì la storia. Poi siamo stati assenti per 7 anni e quest'anno ci siamo ritornati meritatamente dopo la scorsa stagione strepitosa, meritatamente, non dimentichiamoci, meritatamente. Il Liverpool è... porta la mente di tutti, due finali, una clamorosa, 3-0 primo tempo, gol del capitano Paolo Maldini, doppietta di Hernan Crespo e poi 7 minuti di pura follia dove si è rivoltata una partita 3-3, partita che poi il Liverpool finale, che poi il Liverpool ha vinto i rigori passando prima da quel tempo supplementare con la doppia occasione di Shevchenko e Dudek, che parò non si sa ancora come,
È difficile dare una spiegazione effettivamente. Però poi ci siamo presi la nostra rivincita, perché noi in Champions siamo a casa nostra. Noi in Champions è raro che facciamo partite brutte. È raro che toppiamo le partite di Champions. Siamo sempre sul pezzo. Quella bellissima finale con la doppietta di Pippo Inzaghi finita 2-1. Una rivincita clamorosa, una rivincita clamorosa. Quindi questo scontro porta alla memoria ricordi più e meno dolci ed è molto stimolante contro una squadra che è stata 2 anni fa campione d'Inghilterra, 3 anni fa campione d'Europa. Una squadra forte che non ha fatto grandi acquisti a memoria. Sì, non ha fatto grandi acquisti, ha fatto solo una cessione Wijnaldum a parametro zero, quindi resta fondamentalmente la stessa squadra, fortissima, Salah, Mané, Van Dijk, squadra fortissima, e con un allenatore che è tra i 3-5 migliori al mondo, poco da dire. L'unica cosa è che forse hanno la caratteristica comune all'Atletico, nel senso che costruiscono le proprie fortune in casa, dove ad Anfield succede sempre l'imponderabile, e poi fuori casa è un po' l'altra faccia della medaglia, che è una caratteristica un po' comune come l'Atletico. San Siro dovrà essere il nostro fortino. Dovrà essere il campo sul quale non dovremo sbagliare le partite. Poi c'è il Porto che nella memoria di tutti rievoca l'eliminazione della Juve l'anno scorso, dove però obiettivamente cioè se la Juve fosse stata un attimino sul pezzo, un attimino più concentrata, era una qualificazione che avrebbe ottenuto tranquillamente. Hanno giocato in 180 minuti, hanno giocato forse un tempo che è stato il tempo necessario per fare i 2 gol di Chiesa e ribaltare poi la partita persa per quel gol su punizione passato sotto la barenza. Obiettivamente, se la Juve si fosse concentrata un po' di più, se ci avesse messo un po' più di garra, un po' più di attenzione, sarebbe passata tranquillamente. Ed è il doppio incrocio che noi non dobbiamo assolutamente sperare se vogliamo passare. Se vogliamo sperare di passare, e poi con Atletico e Liverpool ce la giochiamo in tutto e per tutto. C'è anche da dire che obiettivamente il Liverpool, nonostante sia, come ho detto prima, 2 anni fa campione d'Europa, 3 anni fa, 2 anni fa campione d'Inghilterra, 3 anni fa campione d'Europa, l'anno scorso ha perso in casa con l'Atalanta. Non è stata una stagione bellissima, quindi magari può essere anche un evento sporadico. Però può darsi che magari sia finito un ciclo, potremmo approfittarne. Chiaro che è difficile, chiaro che è dura, chiaro che però è stimolante. Il Milan, se vuole capire a che punto è della propria crescita e del proprio progetto, deve misurarsi con le squadre migliori d'Europa. Sarebbero potuti capitare gironi più semplici che magari ci avrebbero fatto sicuramente più piacere. Però avrebbero rappresentato un banco di prova, non voglio dire poco affidabile, perché in Champions non esistono partite facili o squadre materasso. Però se devi fare una prova, la devi fare importante, ecco, per capire effettivamente. Detto questo, ragazzi, non ci resta che aspettare, vedere le partite, tifare e poi quello che ne sarà sarà. Se
Se saremo tra le prime due passeremo agli ottavi, se saremo terzi andremo in Europa, se faremo quarti ci concentreremo sul campionato. Rispetto di tutti, paura di nessuno. Anche loro non saranno felicissimi di aver avuto noi squadra migliore della quarta fascia. Quindi, giochiamoci, vediamo, valutiamo, tifiamo e poi se la dirigenza ci vuole dare qualche pedina per affrontarle meglio, per affrontare meglio le partite, noi saremo contenti. Resta qualche giorno dirigenza, se vogliamo. Ragazzi, io vi ringrazio, il video si conclude qui. Vi ringrazio del tempo che mi avete concesso. Vi ricordo di lasciare il like, iscrivervi al canale, attivare la campanella. In descrizione i link di tutti i social. Vi ricordo il sito di www.milan.com. www.acmilaninside.com, continuamente aggiornato. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Sempre Forza Milan, ragazzi, nel cuore, sempre rossoneri. Forza, forza, forza.